Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis, ormai ci siamo. Siamo a ridosso praticamente dell'anniversario. Abbiamo già affrontato diverse battaglie di Gilda, ma credo che in questo momento sia arrivato il momento vero e proprio di parlare e di discutere insieme di quello che è effettivamente ciò che questa Guild Battle ci dà. Cosa ci dà questa Guild Battle? Ci dà la possibilità di avere delle armi. Queste armi di per sé ovviamente vanno analizzate, vanno comprese, vanno anche in un qualche modo catalogate, se così possiamo definire. E oggi siamo qui proprio per parlare di questo. Ci sono diverse armi, molte sono veramente interessanti. Sono sicuro che daranno un contributo anche piuttosto significativo all'interno delle Guild Battle, quindi voglio effettivamente esprimervi la mia opinione riguardo queste armi proprio per avere un confronto o comunque per cercare di vedere se effettivamente anche voi avete fatto i miei stessi ragionamenti. Partiamo ovviamente, andiamo in ordine, andiamola a guardare tutte un attimo così di sfuggita e poi invece le analizziamo più nel dettaglio. Partiamo dall'arma di Cloud. L'arma di Cloud, ovvero la mazza chiodata, la Nail Bat, in questo caso, che praticamente è un'arma molto forte. È un'arma molto forte perché al suo stato base, quindi diciamo 5 stelle senza overboost, senza niente, parte già con un moltiplicatore di 850%. Danno fisico non elementale con un crit rate del 10%. Quindi 1 su 10 dovrebbe essere critico. Ma ovviamente questa sua potenza dal punto di vista di danni viene compensata dal fatto che quando si utilizza questa abilità non si hanno boost per quanto riguarda la limit o la summon gauge, quindi non si riempie la barra né della limit né della summon quando si usa questa abilità. Direi che ci può anche stare. Tra l'altro abbiamo un consumo di ben 5 ATB, quindi in realtà abbiamo, come dire, forse più difetti che pregi, perché è vero che quest'arma è molto forte e fa molti danni, però diciamo 5 barre ATB e in più l'impossibilità di caricare la summon non credo che sia molto molto conveniente. Sono diciamo decenti anche le refined abilities, perché abbiamo un boost di resistenza a fuoco e un ATB boost, che per chi ovviamente non lo sapesse o comunque ha avuto modo di fraintendere, ATB boost non è haste. Quindi non eccitatevi dal fatto di avere un haste, ma è semplicemente il fatto di poter avere più barre ATB cariche all'inizio della battaglia, che sicuramente aiuta, sicuramente potrebbe in un qualche modo aiutare in tantissime situazioni, magari per buffarsi subito o magari levare subito dei malus che il vostro avversario vi infligge, però non è la stessa cosa di avere un haste che vi consente di ricaricare sempre e comunque le barre ATB in modo più veloce. Andiamo avanti, dove appunto il primo vero cambiamento di quest'arma lo abbiamo all'overboost 6, dove ovviamente i danni diventano addirittura 1320% come moltiplicatore totale, e infine all'overboost massimo, overboost 10, abbiamo addirittura 1600%. È veramente veramente tanto, considerando il fatto che poi abbiamo anche il 10% di possibilità di effettuare critico. È un'arma che comunque non va sottovalutata. Non è un'arma eccezionale, perché comunque ci sono altre armi all'interno del gioco che hanno, non dico percentuali simili, ma ci si avvicinano tanto, con consumo di ATB più basso, e inoltre abbiamo anche la possibilità di ricaricare limit e summon quando utilizziamo quelle abilità. C'è da dire che quest'arma però, al contrario di queste altre armi, è un'arma free to play fondamentalmente, perché basta giocare con la Gilda per poterla ottenere. Quindi per chi vuole effettivamente avere un Cloud un po' più aggressivo, un po' più violento da questo punto di vista, direi che quest'arma fa proprio al caso suo. Caso diverso invece per Barrett, dove abbiamo praticamente i Jet Fist, 270% di danno fisico non elementale, dove meno HP possediamo e più alta sarà
la potenza dell'abilità fino a un massimo di per 3 come moltiplicatore. Quindi diciamo che 270 va moltiplicato per 3 e diciamo avere un buon margine di miglioramento questa stessa arma. Ovviamente andando avanti aumentano le percentuali, quindi già qui andiamo a 420% con un massimo di moltiplicatore per 3 e infine andiamo a 500% con un massimo moltiplicatore per 3 che ci porta ad una cifra molto simile all'arma di Cloud, solo che qui purtroppo dobbiamo avere gli HP bassi. Avere gli HP bassi purtroppo non è una cosa positiva, anche perché sono molto difficili da gestire sia con intelligenza artificiale e sia anche giocando manualmente, perché va bene avere gli HP bassi, ma averli troppo bassi rischiamo di subire poi un KO e quindi perdere un membro del team, e dato che non possiamo resuscitare come quando ci pare diventa un brutto malus. Il fatto di avere comunque gli HP bassi per sfruttarla al massimo è un'arma che a me personalmente non convince tanto. Carine invece le Refined, dato che abbiamo un boost in resistenza terra più un boost di difesa fisica a tutti quanti, quindi potrebbe comunque essere un'ottima arma da utilizzare come sub weapon per magari in futuro delle summon o in generale per dei boss che effettuano danni di questa tipologia, e avere comunque anche il boost fisico aumentato a prescindere non è male. Quindi come Refined questa è un'arma che secondo me vale tanto. Come core ability, come abilità principale, purtroppo, secondo me, deficita un pochettino. Andiamo avanti con Tifa, che invece possiede un'arma molto interessante, dato che praticamente ha la capacità di poter incrementare difesa fisica e attacco fisico contemporaneamente di addirittura due tacche, quindi con una potencies di base mid, che però può raggiungere il livello high, quindi addirittura 3 livelli di difesa, di difesa fisica e 3 livelli di attacco fisico. Quindi con un solo, diciamo con un solo oggetto, direi non essere assolutamente male. Ovviamente è un'abilità che si può fare solo su se stessa, quindi non è un'abilità che possiamo fare a tutti, se no sarebbe stata veramente eccezionale. Però per chi ovviamente gioca Tifa dal punto di vista fisico e ha investito Tifa fisica, questo guanto, quest'arma potrebbe essere davvero interessante. Refined Abilities anche in questo caso con resistenza ghiaccio e ATB boost iniziale, che magari per chi ha difficoltà con Shiva potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'alternativa, però diciamo che secondo me c'è di meglio da poter utilizzare sia come sub e in generale anche come arma. Ovviamente il primo cambiamento grosso lo abbiamo con Overboost 6, dove addirittura abbiamo già subito la potenza in high, quindi diciamo che questi guanti possono tranquillamente già essere utilizzabili al 100% della loro forma ad Overboost 6, mentre invece ad Overboost 10 abbiamo un'estensione della durata e in più ovviamente un potenziamento per quanto riguarda soprattutto l'effetto di healing che viene castato su se stessa. Quindi diciamo che questa è un'arma che può tranquillamente essere portata a OB6, non avete l'obbligo di portarla a OB10, quello magari lo si farà più in futuro. Passiamo invece poi ad un'altra delle armi che secondo me è una tra le migliori presenti possibile tramite appunto lo scambio dei token di Gilda, ovvero l'Umbrella di Eris. Un'arma che praticamente rimuove qualsiasi debuff di attacco fisico down e attacco magico down, quindi praticamente una sorta di cleanse automatico che abbiamo nei confronti del nostro personaggio, e in più abbiamo anche una magia di cura che viene castata sul nostro alleato in base ovviamente alla percentuale di healing potencies. Come Refined Abilities addirittura boost per quanto riguarda i danni elettrici, quindi una resistenza ai danni elettrici e una difesa magica che si estende a tutti i nostri alleati. Questa è un'arma incredibile da utilizzare contro Ramu, per chi ha la possibilità di utilizzarla contro Ramu X2 soprattutto, comunque X1, che per l'appunto possono dare qualche fastidio, sia per quanto riguarda un healing singolo che costa soltanto 4 barre ATB e che al tempo stesso rimuove tutti i malus di attacco fisico e magico, e in più tramite Refined Abilities vi consente comunque di avere
un'ottima resistenza e avere comunque anche delle buone difese contro un boss che, vi faccio l'esempio di Ramu, essere praticamente perfetto. Infatti avere una Eris con quest'arma e una Kamui, ovvero quella di Monster Hunter, un'asta quella di Monster Hunter, è uno dei setup migliori che abbiamo mai visto in giro, proprio per una questione anche di praticità contro quel boss, che è veramente un dito lì dove non batte il sole. Overboost 6, abbiamo addirittura un 100% come potencies per quanto riguarda l'healing, e invece Overboost 10 abbiamo un 108%, quindi anche questa è un'arma che può essere portata tranquillamente a OB6 e poi a OB10 se ne parlerà più in là. Non avete bisogno di portarla a OB10 per forza, quindi direi che è comunque una tra le migliori armi presenti all'interno dello shop, o comunque dell'exchange shop della Gilda. Passiamo ancora avanti con il collare di Red, che è un'altra di quelle armi che mi piace tantissimo e che sicuramente in futuro potrebbe avere un suo peso specifico, dato che Red ormai è diventato un personaggio praticamente fondamentale per gli Imperil elementali. Qui abbiamo addirittura un altro collare che si chiama Headphones, quindi cuffie, dove abbiamo un danno del 290% a tutti i nemici, ma la cosa veramente figa di quest'arma è che praticamente rimuove qualsiasi potenziamento alla difesa magica dei nostri avversari, tra l'altro AOE, quindi colpisce tutti quanti i nostri avversari e rimuove i buff di difesa magica a tutti. Quindi capite già che questa è un'arma veramente forte, veramente utile, soprattutto quando si parlerà poi di affrontare magari più nemici che si buffano contemporaneamente. E avere quest'arma nel nostro repertorio potrebbe fare la differenza. Unito ovviamente a un Imperil o un Healing o a quello che volete voi, è comunque un'arma di tutto rispetto. Anche in questo caso abbiamo danni che aumentano solamente con gli overboost, ma questa è un'arma utilizzabilissima per il suo effetto anche senza praticamente overboost. Ovviamente gli overboost qui servono giusto per potenziare le refined abilities, che anche in questo caso danno resistenza a danni ghiaccio e boost di difesa magica a tutti quanti i nostri alleati. Quindi direi anche buona come arma per le refined, però ovviamente qui andiamo più a sottolineare la core ability piuttosto che le refined che stiamo vedendo. Arma di Yuffie invece direi abbastanza easy, abbastanza normale, ovvero anello di bambù, 270% dei danni di base, che praticamente aumentano quando i nostri HP sono alti, quindi il contrario praticamente dell'arma di Barrett. Quindi qui più HP abbiamo, più danni facciamo, però qui il moltiplicatore è soltanto per 2 e non per 3. Ovviamente il moltiplicatore per 3 va a premiare il rischio di tenere il personaggio infortunato, mentre invece avere il personaggio maxato con la vita o comunque full vita è una cosa che facciamo a prescindere, quindi il bonus qui scende e al posto di essere per 3 diventa per 2. Anche quest'arma ovviamente cambia soltanto la potencies per quanto riguarda gli overboost, e ovviamente essendo un'arma che fa danno e che deve necessariamente sfruttare gli overboost, questa è un'arma che andrà portata successivamente ad overboost 10 per avere un 500% di danno che moltiplicato per 2 diventerà 1000%. E già qui diciamo che abbiamo la possibilità già di essere un po' più incisivi. Refined abilities che danno resistenza ai danni vento e ATB boost, che per il momento sono delle refined molto molto situazionali, quindi non abbiamo neanche questo gran bisogno di avere queste refined abilities, quindi è un'arma che nel complesso io sicuramente non consiglierei, proprio per una questione comunque di investimento di risorse. È un'arma che comunque fa dei danni, va bene, ha delle refined abbastanza discutibili e non aggiunge niente sul piatto. Quindi questa è un'arma che sicuramente si maxerà poi più in là o nell'eventualità quando si avrà necessità di utilizzarla. Altra arma molto molto bella che mi piace tanto è questa di Kaizit, il Trumpet Shell.
Trumpet Shell, che consente di incrementare attacco fisico e attacco magico di tutto il party contemporaneamente, all'inizio con status low, quindi una sola tacchetta, mentre invece dopo abbiamo la possibilità, ad overboost 6, di andare direttamente mid, quindi due tacchette per tutti quanti. Ovviamente la max potencies sarà mid, quindi non aspettiamoci di avere un high, perché già quest'arma è abbastanza forte di per sé, quindi buffare, diciamo, tutto il team contemporaneamente dal punto di vista fisico e magico con due tacchette alla volta, vi posso assicurare essere veramente veramente top. Ovviamente ad overboost 10 incrementiamo la durata dell'effetto di questo buff, di questi buff, perché prima durano 16 e poi durano 20, però questa è sicuramente un'arma che, portata ad overboost 6, vi potrà dare comunque diverse soddisfazioni, soprattutto per chi sfrutta Kaizit. Refined Abilities, anche in questo caso, ghiaccio e difesa magica all, buone refined per chi ovviamente avesse difficoltà su Shiva, e quindi può equipaggiarle per dare un po' di aiuto a tutti quanti i membri del party, o utilizzare quest'arma come arma principale con Kaizit, proprio per magari sconfiggere Shiva, buffarsi e avere la possibilità di essere un po' più potenti. Non abbiamo ovviamente altri diciamo altri sigilli da menzionare, come per esempio un ipotetico sigillo di cura che non esiste, per i più curiosi, perché se avesse avuto anche il sigillo cura, questa sarebbe stata sicuramente un'arma da prendere e portare al massimo il prima possibile. Però è comunque, secondo me, una tra le armi migliori presenti qui dentro. Pistola di Vincent, il Silver Rifle, un'arma molto standard, che ci consente di avere 370% di base di danno fisico non elementale, con ovviamente moltiplicatore 1,5 di danno in generale quando, quando il nostro avversario è debuffato. Quindi direi che non è neanche tanto male come situazione, visto che comunque nella maggior parte dei casi il nostro avversario sarà debuffato, però anche portata ad overboost 6 abbiamo un 570, che a overboost 10 diventa 700, non male, soprattutto con l'1,5% di danni in più quando il nostro avversario è debuffato, però diciamo che abbiamo di meglio all'interno del gioco, per cui non abbiamo questa necessità fondamentalmente di sfruttare quest'arma. Abbiamo però un ottimo limit gauge del 3% che va ad aumentare, ovviamente non cambia in base agli overboost, cambia soltanto all'inizio, che da 2 passa a 3% con l'overboost 6 e poi rimane come tale. Quindi Vincent, come sempre, gioca sulla possibilità di ricaricare la barra limit o summon il più velocemente possibile rispetto agli altri, ma oltre a questo non abbiamo niente di che. Refined Abilities con resistenza acqua e ATB boost, che possono essere utili per un Leviathan, per chi ancora non ha avuto la possibilità di affrontare Leviathan, ma anche in questo caso all'interno del gioco abbiamo sicuramente di meglio. Il bouquet di Zac, un'arma molto particolare, perché abbiamo comunque in questo caso forse una delle armi più interessanti dal punto di vista dei danni, perché abbiamo un moltiplicatore che va ad aumentare con gli HP e non è un moltiplicatore di danni come quello che abbiamo visto da Vincent. Questo invece è proprio un moltiplicatore di core ability, quindi più alti sono i nostri HP più danni facciamo, perché abbiamo fino a un moltiplicatore per 3 che di base arriva a 210, ad overboost 6 arriva a 330, ma ad overboost 10 arriva a 400, che è moltiplicato per 3 praticamente 1200. Quindi direi essere già abbastanza interessante. È vero che non porta niente sul piatto, però ragazzi, se ci fate caso, è comunque un'arma 4 barre ATB che funziona con HP alti, quindi diciamo è una sinergia che noi possibilmente avremo sempre e comunque, perché tendere a curare i nostri avversari sarà una nostra priorità, e quindi avremo comunque un'arma che può essere abbastanza offensiva, con un 10% di possibilità di effettuare critico, quindi direi non è da sottovalutare al 100%. Refined Abilities, resistenza a fuoco e difesa fisica per tutti quanti, che magari sarà utile per quando arriverà Ifrit, anche lui con gli Stage X che saranno praticamente impossibili, però anche per Ifrit potrebbe appunto essere una soluzione avere quest'arma da sfruttare un po' per tutti, anche come sub.
Poi successivamente abbiamo Sephiroth. Anche Sephiroth funziona un po' come arma di Vincent, solo che in questo caso abbiamo l'attack gauge, quindi praticamente l'assistenza di attacco deve essere piena per sbloccare il moltiplicatore di 1,5 per quanto riguarda però i danni e non per quanto riguarda moltiplicatore core ability. È un'arma molto standard in realtà questa, cioè molto 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 standard. Anche ad overboost 6 abbiamo un 570 e 700 totale con overboost 10, quindi niente di così eccezionale. Anche le refined non sono irresistibili, perché boost di resistenza ai danni terra e ATB boost al momento ce ne facciamo veramente poco, quindi è un'arma che comunque purtroppo non credo sia, diciamo, una di quelle che consiglierei soprattutto in questo periodo. Il martello di Glenn invece, il martello giocattolo di Glenn, dove appunto anche in questo caso meno HP abbiamo e più potenza abbiamo nei confronti dell'arma, però in questo caso moltiplicatore per 2. Quindi se con Barrett già il rischio o comunque il gioco può valere la candela, qui purtroppo siamo a un passo indietro, dove appunto moltiplicatore per 2 per avere un personaggio con HP bassi, secondo me non è worth, soprattutto se non abbiamo meccaniche di tank, non abbiamo meccaniche dove possiamo distrarre il nostro avversario a fare dei danni magari da un'altra parte e quindi impedire in questo caso al nostro avversario di essere messo KO. Anche in questo caso overboost 6 cresciamo al 570 e 700 totale finale, quindi direi che è un'arma che non consiglierei se non forse per le refined, perché le refined danno la possibilità di resistere ai danni acqua e ai danni fisici. Purtroppo i danni fisici con l'acqua c'entrano ben poco, soprattutto se si parla di Leviathan, però è comunque un'arma che avendo quel boost di difesa fisica all, secondo me diventa interessante, ma che ovviamente non consiglierei come prima arma da portare su con le vostre medaglie di Gilda. Successivamente abbiamo un'altra delle armi che per me rimane incredibile dal punto di vista proprio strategico, che è la Foam Sword di Matt. La spada giocattolo, mettiamola così, la spada di spugna, anzi per essere precisi, è un'arma che mi è stata utilissima nella scorsa Guild Battle, proprio perché il suo effetto è quello di fare danni, 330% di base danni fisici, ma al tempo stesso è in grado di rimuovere completamente tutte le difese fisiche del nostro avversario. Quindi abbiamo la capacità con un attacco solo di dispellare completamente il buff di difesa fisica del nostro avversario, che come nell'esempio del drago che abbiamo avuto nella scorsa Guild Battle, che aumentava di 5 stack direttamente la sua difesa fisica, con Matt arrivi, boom, e praticamente cancelli tutto in un colpo solo. Molto utile soprattutto per essere in vantaggio per quanto riguarda i debuff nei confronti dei nostri avversari. Come danni ovviamente cresciamo un pochettino a 510 con overboost 6 e poi 620 con overboost 10. Questa è un'arma che sicuramente consiglierei di prendere e portare soltanto ad overboost 6. Non c'è bisogno secondo me di eccedere con gli overboost, anche perché il suo lavoro e i suoi discreti danni li fa già con overboost 6, quindi direi che l'overboost 6 va benissimo. Si arriverà poi ad overboost 10 quando si avranno magari eccedenze di guild tokens. Refined abilities che sono comunque buone anche in questo caso, perché abbiamo un boost di resistenza tuono e un boost di difesa magica che possono essere sfruttabilissime per Ramu, quindi diciamo che è un'arma molto buona sia dal punto di vista attivo che dal punto di vista passivo, quindi questa assolutamente consigliata. Andiamo avanti invece poi alla fine con l'arma di Lucia, la pistola che spara, diciamo, i pallini di gomma, la pistola a pallini per così dire, dove abbiamo 330% danno fisico non elementale, dove praticamente abbiamo la possibilità di incrementare il command gauge con il 20% in più di potencies. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quando avremo diciamo tutta la barra diciamo tutta la barra d'attacco piena, avremo un 20% di danni in più, che ovviamente possono essere interessanti, ma lasciano un po' il tempo che trovano, perché abbiamo comunque un 330 e successivamente arriva a 510 fino a un 620 totale, quindi non è neanche irresistibile come danni quest'arma.
Refined Abilities, Vento e danno fisico resistito da tutto quanto il party, che al momento non avrebbero neanche modo di essere sfruttate, quindi questa è sicuramente un'arma che non consiglierei proprio in vista di spese per quanto riguarda i token in generale. Detto questo, penso che non ci sia altro da aggiungere. Per fare un piccolo recap veloce, le armi che sicuramente consiglierei al momento da portare almeno ad Overboost 6 per poi lasciarle così e dedicarsi ad altre armi sono sicuramente l'ombrello di Eris e la spada di spugna di Matt. Poi una copia singola delle cuffie di Red vanno benissimo, perché tanto si potranno sfruttare anche senza Overboost, e anche il Trumpet Shell di Kite portato a OB6 può essere una bella soddisfazione. Per quanto riguarda il resto delle armi, non mi sento ancora di consigliarvele. Forse l'unica un po' migliore rispetto alle altre è il guanto di Tifa, perché comunque vi consente di buffarvi. Per tutti coloro che hanno una Tifa fisica e non hanno la possibilità di potersi buffare, come con l'arma di Amaranth, per esempio, della collab di Final Fantasy IX, questa potrebbe essere comunque un'ottima alternativa per sopprimere, appunto, per sopperire in questo caso all'arma che effettivamente non si può prendere, dato che è un'arma collab e quindi bisogna aspettare sempre e comunque la collab prima di poterla maxare a dovere. Detto questo, penso non ci sia altro da aggiungere. Spero che il video in questione possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di queste armi e ovviamente quali avete già iniziato a maxare. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!